Sostenibilità urbana, quali sono le possibilità e cosa bisogna fare? Sì, abbiamo presentato questo studio per sfatare l'idea che le città possano essere nemiche della sostenibilità. In realtà, in maniera quasi controintuitiva, sono delle alleate straordinarie. Oggi le città sono catalizzatori economico-sociali, già oggi il 72% degli italiani vive in città e si arriverà all'81%, peraltro altri paesi come Germania, Spagna, Francia sono già oltre queste percentuali. Quindi è un dato di fatto che la gente sta andando a vivere nelle città, le città occupano il 7% del territorio nazionale, ospitano il 30% della popolazione e producono il 60% del PIL, consumando solo il 29% dell'energia, quindi c'è una evidente efficienza, l'abbiamo chiamata economia di densità, una sorta di economia di scala. D'altra parte è abbastanza intuitivo, una rete elettrica in una città consente di collegare 5 volte le utenze a chilometro di un'area rurale, idem vale per le reti dell'acqua. Riscaldare un appartamento in una casa in città costa il 20-25% in meno in termini di consumo energetico di una casa in ambito rurale. Quindi questo vuol dire che se investiamo nelle città otteniamo in termini di decarbonizzazione obiettivi più veloci. E quindi abbiamo stimato che un investimento di 10 miliardi all'anno, 270 miliardi nei prossimi 25 anni, ci può consentire di tagliare del 52% le emissioni in città, che diversamente crescerebbero, perché con la crescita della popolazione delle città ovviamente crescerebbero. E quindi è molto efficiente, diciamo, dobbiamo assolutamente lavorare su questo fronte e considerare le città degli alleati. Un investimento di questo tipo porterebbe soltanto dei benefici ambientali o anche economici per le famiglie, per gli abitanti delle città? I vantaggi economici, le famiglie, nel momento in cui decidono di andare a vivere in città, hanno già fatto una scelta che certamente la parte economica la ricomprende. Nelle città c'è più lavoro, più opportunità di studio, di cultura, ed è la ragione per cui poi di fatto vengono preferite alle aree rurali. Qui il problema è la qualità della vita, quindi il problema è coniugare la sostenibilità alla qualità. È chiaro che quando lavoriamo su temi come la piantumazione delle città, la gestione del ciclo dei rifiuti, l'illuminazione pubblica o la mobilità sostenibile, se lavoriamo bene miglioriamo la qualità della vita dei cittadini. Quindi la vera sfida è investire nelle città per renderle più sostenibili ma anche migliori in termini di qualità della vita.